Buongiorno ragazzi, lezione numero 31. Oggi continuiamo gli alberi binari di ricerca e spero di finirli, così da domani e da mercoledì iniziamo a parlare di sempre alberi, però alberi da gioco che sono sicuramente utili per alcuni dei vostri progetti. Intanto ricordiamoci per cosa sono utili invece gli alberi binari di ricerca. Abbiamo cercato di introdurli l'ultima volta e abbiamo detto che sono necessari eh, per l'implementazione di eh, strutture che risolvono un problema chiamato dizionario, cioè un problema in cui noi dobbiamo eh, aggiungere, cancellare, ma soprattutto cercare degli elementi data la loro chiave, quindi per esempio studenti tramite la loro matricola, eh, utenti di Facebook tramite il loro username, cioè chiavi, la chiave è una cosa unica eh, che ci consente di recuperare il record, cioè il dato di, quel, di quell'oggetto. Uh, se usiamo una struttura di tipo albero di ricerca, ci consente di recuperarlo in tempo veramente eh, molto, molto basso. Uh, viceversa, se utilizzassimo le tradizionali strutture che abbiamo visto nei primi corsi di informatica, quindi liste e vettori, questa ricerca non sarebbe efficiente, non come l'albero di ricerca, e non sarebbero nemmeno efficienti le altre operazioni. Quindi, quando abbiamo bisogno di eh, creare quindi, dei dizionari, eh, tra l'altro l'abbiamo fatto nella... Nell'applicazione di Notepad o comunque in generale eh, contenitori ordinati eh, perché poi è quello il trucco: creare una relazione di ordinamento. Eh, in C, ma anche in altri linguaggi, utilizziamo delle strutture che al di sotto state sicuri che sono implementate tramite degli alberi di ricerca. Quindi non è solo il C, ma tutti i linguaggi di programmazione. Che vi mettono a disposizione queste strutture sotto implementano degli alberi di ricerca. Quindi, ovviamente sono utili gli alberi di ricerca. I linguaggi invece che non mettono queste strutture a disposizione perché sono linguaggi di più basso livello come il CI, eh, beh in quei casi o uno scarica la libreria oppure si implementa da solo l'albero. Quindi eh, sono cose che possono succedere se stiamo eh, programmando il software. Eh, eh, di una lavatrice o di un'asciugatrice o di un altro elettrodomestico o di altri eh, insomma altri tipi di software che possono essere usati in casa pensate a tutte le applicazioni domotiche al controllo remoto della casa beh molto probabilmente stiamo programmando in C e molto probabilmente nessuno ci dà eh, l'albero binario ce lo dobbiamo implementare noi magari perché ci dicono guarda la memoria che hai a disposizione su questa scheda eh, questo circuito elettronico c'hai che ne so 500 kilobyte di memoria, e quindi bisogna stare attenti. Magari l'implementazione che uno trova su internet, non è proprio aderente a queste specifiche, quindi è importante che come ingegneri informatici sapete anche eh, saprete insomma come sono fatti gli alberi binari e sapreste implementarli. Eh, tra l'altro, chiudo la parentesi dicendo quest'ultima cosa: eh, questa parte del corso che stiamo vedendo, cioè la parte in cui parliamo degli alberi. Eh, degli IP, poi dei grafi è una parte che è considerata un po' il cuore eh, del, 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 del background informatico di un ingegnere in generale informatico cioè sono cose che possono chiedere nei colloqui eh, che sicuramente le grandi multinazionali come IBM, Microsoft Google che operano Google un po' di meno ma IBM e Microsoft sicuramente operano in Italia eh, beh sono cose che chiedono ok? Lo so perché lo so perché i miei colleghi hanno fatto questi colloqui e lo so perché, comunque, basta farsi un giro eh, su internet di, per sentire le testimonianze di persone che, comunque, hanno fatto questi colloqui. Eh, specialmente le multinazionali americane chiedono molto di, di queste cose, appunto, perché questo è, diciamo, l'abicidio dell'informatica: l'abicidio dell'informatica non è il ciclo for life, eh, i puntatori, quelli sono dei concetti di implementazione, ok? Questi invece sono concetti appunto di risoluzione di problemi tramite delle strutture dati. Quindi, se il problema è fare una ricerca in tempo efficiente eh, di dati, dati la loro chiave, allora eh, molto probabilmente si può usare eh, un albero binario di ricerca. Dicevamo l'ultima volta, eh, gli alberi binari di ricerca per renderli efficienti, eh, noi lo facciamo in due passi. Il primo è eh, definire un albero tale che eh, tutte le operazioni, quindi anche la ricerca, hanno un costo proporzionale all'altezza dell'albero. Poi successivamente faremo in modo che l'altezza dell'albero abbia essa eh, sia esprimibile, sia al più, quindi nel caso peggiore, pari al logaritmo in base 2 del numero di dati, del numero di elementi dell'albero. Beh, mettendo insieme il punto 2 e il punto 1, di conseguenza, come corollario, tutte le operazioni, ma proprio tutte, avranno un costo computazionale log 2 di dove logo 2 di n è un costo molto molto favorevole perché ho detto ormai tante volte: il logaritmo in base 2, ma in generale il logaritmo, eh, è una funzione che cresce molto lentamente. Quindi, anche per n di diversi miliardi, il logaritmo è ancora un numero sotto la decina, quindi eh, è assolutamente favorevole un costo di questo tipo. Beh, cominciamo quindi a, a definire cos'è un albero binario di ricerca, che operazioni, come facciamo a implementare le sue operazioni. Allora, un albero binario di ricerca è un albero binario. Ci ricordiamo così, un albero binario eh, è formato o da nulla, quindi un albero binario, così come un albero, o è l'insieme vuoto, oppure è formato da una radice, e siccome è binario ha al più due figli. E ciascuno di questi due figli è a sua volta un albero binario, quindi è una definizione ricorsiva. Quindi l'albero binario è quello che già conoscevamo. Di ricerca, quindi questa è la, uh, la chiave la parola chiave in più che abbiamo aggiunto, in inglese Binary Search Tree, BST, è un albero binario che soddisfa le seguenti proprietà. Ogni nodo contiene un elemento a cui è una chiave, presa da un dominio totalmente ordinato. Direi la cosa più importante qui non è tanto che dentro un nodo ci, sta, eh, ci stanno i dati, e beh, grazie a cavolo, eh, se no che stiamo facendo qui? È normale che i nodi memorizzino dei dati, noi alla fine vogliamo usarli per scopi pratici questi alberi, non solo per guardarli. Però la cosa importante è che ogni nodo, oltre agli elementi, quindi oltre ai dati, pensate allo studente con tutte le sue informazioni, all'utente di Facebook con tutte le sue informazioni, è associata a una chiave presa da un dominio totalmente ordinato. Cioè, questi dati devono avere una chiave che è unica ed è presa da un dominio ordinato. Quindi la matricola dello studente è presa da un dominio totalmente ordinato? Certo, li posso ordinare, è un numero intero di, che ne so, sei cifre, non lo so quante sono, non mi ricordo quante sono qui a Cassino. Comunque è un numero intero, unico, unico e ordinato. L'username di Facebook è unico e ordinabile? Beh, certo, unico lo è, non ci possono essere due utenti con lo stesso username, ordinato, beh sì, sfruttando l'ordinamento alfanumerico eh, si possono mettere in ordine username di Facebook, quindi risposta sì in entrambi i casi. Ecco, questo è il primo ingrediente degli alberi binari. Servono a, accanto ai dati delle chiavi prese da un dominio totalmente ordinato. In più, state ben attenti perché è qui che cascano un po' di studenti all'esame, per ogni nodo vale che le chiavi del sottoalbero ragazzi quando noi parliamo di nodi di alberi non ci riferiamo mai a padre figlio sinistro figlio destro fine perché l'albero è una struttura ricorsiva quindi per noi l'albero è fatto da padre sottoalbero sinistro e sottoalbero destro nel caso dell'albero binario quindi l'errore che fanno gli studenti qui è applicare questa definizione sostituendo a sottoalbero nodo quindi loro cosa dicono? Uh, cosa succede all'esame a volte? Mi dicono per ogni nodo deve valere che le chiavi del nodo sinistro, uh, quindi la chiave del nodo sinistro è più piccola di quella della radice, e invece quella di più destra deve essere più grande. Quindi loro dicono: beh, sai che c'è? Questa è la radice, eh, il suo sinistro è più piccolo, va bene, il suo destro è più grande, ok. Alcuni si fermano proprio qui, proprio confrontano solo la radice con il suo sinistro e con il suo destro altri applicano questa definizione a tutti i nodi allora dicono vabbè sai che c'è eh, questo a sua sinistra c'ha 17 va bene questo a sua destra c'ha 20 che è più grande va bene quindi in pratica ragazzi a sinistra sempre più piccolo o uguale tutto al più a destra sempre più grande e quindi questo mi dicono che è un albero binario di ricerca e in effetti sì però io allora non presento questo albero io presento questo ho una variante di questo e allora dov'è che cascano eh, beh per esempio a sinistra c'ho 22 quindi va bene a sinistra sono 17, quindi va bene. A destra di 17 ho 20, quindi va bene, perché a destra di 17 c'è un numero più grande. A destra di 49 c'è 82, a sinistra c'è 47, a destra c'è 88, a destra c'è 94, a sinistra c'è 91. Allora, in questa slide non è scritto perché questo albero binario non è di ricerca. Quindi, non essendoci spoiler, posso chiederlo a voi. Però, ripristiniamo la definizione giusta di albero binario le chiavi, dato un nodo del sottoalbero sinistro di tutto il sottoalbero sinistro devono essere più piccole della radice e le chiavi di tutto il sottoalbero destro devono essere più grandi della radice quindi io vi chiedo, in questo albero binario di non di ricerca cosa c'è che non va rispetto a questa definizione per poter dire che non è di ricerca? chi si sente di trovare l'intruso? chi è l'intruso? 47 che non è più grande di 49. Bravo, io apposta non mi sono soffermato su nessun nodo in particolare per non darvi dei, degli int, degli spoiler. Risposta esatta, 47 è vero che è più piccolo di 82, ma questa definizione deve valere per ogni nodo di ogni sottoalbero, quindi in particolare 49 a tutta la sua sinistra deve avere più piccoli e a tutta la sua destra deve avere più grandi, ma 47 non è più grande, quindi questo non è un albero binario di ricerca. Bene, facciamo un altro esempio. Binary search tree. Eh beh, certo, se io cerco binary search tree mi troverà tutti gli alberi binari di ricerca, quindi in cui la proprietà è soddisfatta. Eh, però io posso fare qualche trucchetto, vediamo un po'. Prendo questo albero e sostituisco al posto di al posto di 4 sostituisco 2 perché questo non è un albero binario di ricerca? Qual è il problema? Beh, se un, qui un altro problema, un'altra cosa in cui cascono gli studenti, mi dicono: Beh, ci ha messo 2 qua, la cosa cambia alla fine a sinistra di 8 comunque 2 è più piccolo, quindi non ha dato fastidio ad 8. Qual è la vostra risposta per controbattere questa? è formazione. più piccolo di 3 si trova alla sua destra bravo, quindi non è vero che devo confrontare tutto il sottoalbero sinistro e tutto il sottoalbero destro solo della radice ma per ogni suo nodo quindi capite che è una definizione davvero ricorsiva quindi per controllare che un albero è di ricerca oppure no non si può fare così in due secondi, bisogna andare per ogni nodo vedere tutto il suo sottoalbero sinistro e tutto il suo sottoalbero destro quindi 8 alla sinistra c'ha tutti i più piccoli, incluso due eventualmente qui, ma tre alla sua destra non ha tutti i più grandi perché qui ci ho messo due e quindi non è eh, binario di ricerca. Benissimo, grazie. Beh, quindi ci siamo capiti più o meno. C'è un trucco però, eh, ci arriveremo più in, più in là. Eh, quando uno studente mi dice eh, in maniera errata questo è di ricerca. Eh, cioè, quando gli presento un albero non di ricerca e mi dice che è di ricerca, io uso un trucco, gli chiedo: beh, allora cercami quell'elemento. Cosa succede, ragazzi? Che la ricerca di un elemento se l'albero non è di ricerca, lo dice la parola: se l'albero non è per la ricerca, e io provo a fare la ricerca, non funzionerà la ricerca. Quindi, questo è un altro trucco per capire se un albero è di ricerca: cioè che cercando ogni suo elemento, io lo trovo. Allora, qual è l'algoritmo di ricerca? Voglio fare questo prima uh, del massimo e minimo, perché ci connettiamo direttamente alla definizione di albero di ricerca. Beh, ragazzi, la ricerca di un elemento è un algoritmo. Sì, lo so che qua c'è un ciclo e non c'è la ricorsione. Ora ne vedremo una versione ricorsiva. È un algoritmo di divide timpera che ricorda molto la ricerca binaria perché la ricerca dice: parto dalla radice. E nel caso della ricerca binaria, vi ricordate cosa succedeva? Si partiva dal mezzo e si diceva se è più piccolo vai a sinistra, se è più grande vai a destra. Bene, adesso la relazione di ordinamento che ci consente di decidere sinistra o destra ce la dà lo stesso albero, perché l'albero ci dice che i più piccoli, tutti i più piccoli stanno a sinistra dell'elemento in cui mi trovo e tutti i più grandi stanno a destra dell'elemento in cui mi trovo. Capito perché era importante dire tutti i più piccoli e non solo il più piccolo sinistro, il più piccolo destro e il più grande destro? Quindi sto cercando, che ne so? sto cercando 7, io parto dalla radice e dico che eh, 7 ovviamente non è uguale a 15, quindi devo andare da qualche parte, o a sinistra o a destra. Ma so che a sinistra ci sono i più piccoli, quindi vado a sinistra. 7 è uguale a 6? No, so che i più grandi 7 più grandi stanno a destra, allora vado a 8. È uguale a 7? No, so che i più piccoli stanno a sinistra di 8, e allora vado qui, beh l'ho trovato, però potevo anche non trovarlo, penso se, che ne so, se cercavo il eh, 14, sarei andato qui, poi qui, poi qui, e una volta arrivato qui sarei andato a destra, ma a destra non c'è niente, e quindi in quel caso dico che non ho trovato l'elemento. Quindi l'algoritmo è, ve l'ho un po' detto a parole, eh, simulandolo. È una possibile implementazione, adesso ne vediamo un'altra sulle slide di simulazione, eh, parti dalla radice e finché non arrivi in un nodo nullo, cioè in un albero vuoto, e ci arriverai probabilmente quando non trovi l'elemento, cioè qua per esempio tenti di andare a destra, a destra non c'è niente, quindi sei andato in un albero vuoto. Quindi finché V non punta ad un albero vuoto, eh, confronta la chiave di V con l'elemento da cercare. Beh, se l'hai trovato, di che l'hai trovato. Se non l'hai trovato, decidi di andare a sinistra. Come? Beh, se l'elemento da cercare è minore della chiave, allora vai a sinistra. Quindi sostituisci a V il filo sinistro di V. Quindi, capito? Sempre V uso, però ci metto il filo sinistro in quel momento di V. Altrimenti eh, devo andare a destra e quindi eh, vado nel filo destro di V. Questa è la versione iterativa. Ora. Magari spero che qualcuno di voi adesso apprezzerà la bellezza e l'eleganza della versione ricorsiva. Eh, si possono sempre anche sugli alberi implementare algoritmi iterativi, però gli algoritmi iterativi hanno questo difetto che bisogna usare una variabile di puntatore al, al nodo e ogni volta bisogna sostituire con uno dei suoi figli per decidere di andare a destra o a sinistra. Mentre la versione ricorsiva, a mio avviso, è molto più elegante. In queste slide si chiama in albero, cioè restituisce true eh, se l'elemento cercato è, esiste oppure no. Eh, andiamo a vederla, per esempio cerco 8, in questo, in questo albero 8 è, è, è presente qui, e l'algoritmo, eh, come sempre vi ho detto l'altra volta, la versione ricorsiva ha bisogno di qualcosa in più oltre all'elemento da cercare, cioè ha bisogno di sapere qual è l'albero in cui lo stai cercando perché di volta in volta questo albero diventerà un sottoalbero e un sottoalbero. Quindi eh, la versione di ricerca, appunto, ha una, un, un, un prefisso, ric, che non sta per ricerca, sta per ricorsione. E, ecco, questa è la versione ricorsiva. Magari è scritta un po', ci sono un po' di spazi in più, però vi assicuro, cioè, vi assicuro, a me sembra molto più elegante, vediamo perché. Se... Nodo, quindi nodo rappresenta l'albero in cui mi trovo. Ok, la radice dell'albero in cui mi trovo ed è l'elemento che eh, devo cercare. Beh, se l'albero è non vuoto, allora faccio qualcosa. Altrimenti restituisco falso. Subito, finito. Quindi questa è la condizione di stop della ricorsione. Beh, se l'albero è non vuoto, allora confronto l'elemento della radice con l'elemento da cercare. Se è uguale, restituisco true. Altrimenti confronto l'elemento da cercare l'elemento nella radice dell'albero corrente se è maggiore vado a destra se è minore vado a sinistra però questo a dire questo vado a significa ricerca io sto cercando un elemento in questa radice non l'ho trovato lo ricerco adesso nel mio sottoalbero destro oppure nello sottoalbero sinistro qui, qui si vede meglio che è una ricerca ricorsiva perché se non lo trovo qui lo cerco lì oppure a sinistra a destra oppure a sinistra Beh, proviamo ad eseguirlo, non c'è molto da dire, quindi eh, sono nel ramo else perché l'elemento 8 è più grande, eh, è più piccolo di 10, quindi non è uguale all'elemento dove mi trovo, è più piccolo, quindi devo andare a sinistra, quindi cercarlo a sinistra. Vado a sinistra, adesso nodo punta, eh, cioè il nodo, la radice dell'albero in cui mi trovo adesso è questo, prima era questo, eh, 8 non è uguale a 5, è più grande, quindi vado a destra. Ho trovato e eh, restituisco true. Restituire true significa eh, che questa chiamata che era rimasta in sospeso, dopo questo return, adesso questo è true, eh, adesso può fare il return true alla chiamata che era rimasta in sospeso, che a sua volta restituirà true alla chiamata originale, cioè eh, l'innesco della ricorsione che era rimasta in sospeso. E questa è la ricerca di un elemento eh, che c'è. Vediamo la ricerca di un elemento che non c'è. Quindi per esempio cerco 15. Beh, cerco 15, vado a destra di 10, eh, poi sono in 20, vado a sinistra di 20, però visto che vado a sinistra di 20, il mio nodo radice dell'albero è nullo, cioè è un albero vuoto, a sinistra non c'è niente. Dato che è un albero vuoto, adesso sono nel ramo else della if, che mi dice che non è trovato l'elemento. Quindi non l'hai trovato, lo restituisce qui, una chiamata, del chiamante, a sua volta il chiamante, e questo si propaga fino in cima. Ok? Eh, ora qui la domanda eh, per voi. Se adesso riprendiamo l'albero non di ricerca, se io vi dico di cercare 47, perché quello che poi dico allo studente che mi ha risposto che questo è di ricerca, io, io gli dico di cercare l'elemento eh, che in realtà è l'elemento che è l'intruso, quello che dà fastidio all'albero. Beh, lo studente inizia a dire: Beh, il 47 deve stare a sinistra di 49. Ops, eh, ma sta qua io sono andato a sinistra, come mai potrò raggiungerlo se io sono andato già a sinistra? Perché è successo questo? Perché quel 47 non deve stare dove, dove sta, cioè il fatto che lui sta lì fa sì che questo non albero non è di ricerca. Se l'albero non è di ricerca, l'algoritmo di ricerca non funziona, e quindi è un altro modo. Per capire che un elemento è sbagliato è un intruso non rispetto le proprietà dell'albero di ricerca cioè ogni elemento in un albero di ricerca se io lo cerco lo trovo se non lo trovo o ho sbagliato a fare la ricerca ma è strano perché è molto facile la ricerca se più piccolo va a sinistra se più grande va a destra davvero questo se lo ricordano tutti è eh, però se non lo trovo significa che non era di ricerca l'albero e quindi quel nodo lì eh, non doveva stare in, quel, in quella posizione ok Bene, questo è per quanto riguarda la ricerca, ma qual è la complessità di questo algoritmo? E eh, ragazzi, che complessità ha? Eh, se ogni volta che io faccio un confronto vado a sinistra o vado a destra, significa che io questo albero lo sto attraversando in altezza. Attenzione, non sto facendo una visita, questo non è una visita in profondità, non è nemmeno una visita in ampiezza, questa non è una visita. La visita è un algoritmo che visita tutti i nodi. E quindi quello ha complessità o di numero di nodi. Qui ogni volta io sto scartando tutta una metà dell'albero, un po' come la ricerca binaria, scarto la metà, poi scarto la metà e poi scarto la metà. Quindi eh, se io attraverso l'albero in altezza, significa che la complessità, cioè il numero di step di questo ciclo o della ricorsione a di si sì voglia, sarà pari, vedete, 1, 2, 3, ma sarà sempre così, anche se l'elemento non l'avessi trovato, avrei fatto 4. Diciamo che la complessità è comunque limitata superiormente in maniera sintotica dalla beh in maniera sintotica in realtà, ragazzi più di H al massimo H più 1. Se non trovo un elemento vado a finire in H più 1, però se H parte da 0, questo già contempla H più 1. Quindi eh, anche qui a meno di un 1 la complessità della ricerca è al massimo H, cioè in H passi di computazione. Io arrivo alla risposta. Beh, è una, bella, è una bella trovata questa, perché se abbiamo detto che h lo facciamo essere il logaritmo in base 2 di n, se n sono miliardi e h sono pochi 3, 4, 5, io in 5 passi trovo un elemento tra miliardi di elementi. Wow, questo è davvero bello. Cioè, funziona davvero bene ed è il motivo per cui. Uh, le nostre applicazioni e poi in particolare i set di map danno una risposta in un tempo praticamente non misurabile se io andassi a misurare il tempo di, di ottenere un elemento da una map anche grande un miliardo non riuscirei proprio a misurarlo con, con i timer mi direbbe 0 millisecondi perché? perché è troppo veloce certo se ne faccio tante di queste ricerche metto tutte insieme e le misuro beh probabilmente riuscirei a misurare ma comunque sarebbe molto, molto rapida la cosa Anzi, sarebbe proprio una sfida carina misurare, misurare proprio nella pratica il tempo di ricerca in una, in, una, in una map, in uno set, e poi confrontarlo con una lista o con un vector. Sarebbe interessante confrontarlo. <coughs> Bene. Eh, dobbiamo adesso um, fare anche le altre operazioni. Le altre operazioni sono l'inserimento e, e la cancellazione. Sono queste le principali operazioni perché. Ehm, punto inserimento, uh, cancellazione eh, e ricerca sono le tre operazioni che definiscono il nostro problema del dizionario. Poi ci sono delle eh, funzioni di utilità che può essere utile discutere, eh, o meglio delle proprietà che poi ci danno delle funzioni di utilità, ovvero se i più piccoli eh, stanno a sinistra, i più grandi stanno a destra, beh, il più piccolo di 49 sta a sinistra, il più piccolo di 22 sta a sinistra il più piccolo 17 non c'è e a destra ci sono solo più grandi. Beh allora significa che se io ho preso la radice, presa la radice, vado sempre a sinistra, alla fine andrò a sbattere sul minimo di quell'albero, cioè sull'elemento più piccolo di quell'albero. Perché il più piccolo? Beh perché a sinistra non c'è niente, a destra c'è solo più grandi, lui a sua volta era il più piccolo di tutto il ramo che partiva dalla radice e quindi deve essere di conseguenza il minimo. Quindi il minimo di un albero binario di ricerca... Sta al termine del suo ramo più sinistro e eh, in maniera del tutto duale il massimo sta alla fine del suo ramo destro. Ok? Quindi è facile quindi, trovare l'algoritmo. Eh, come fai a trovare il massimo e il minimo? Beh, vai sempre a destra, quando non ci puoi più andare l'hai trovato. Eh, oppure vai sempre a sinistra al minimo, se non ci puoi più andare l'hai trovato. La complessità? Sempre di H perché sempre in altezza stiamo attraversando questo albero. Eh, perché parlo di minimo e massimo perché ci servirà per l'implementazione dell'eliminazione eh, del, dell'elemento quindi abbiamo fatto la ricerca abbiamo fatto minimo e massimo che mettiamo da parte e ci servirà dopo facciamo l'inserimento eh, l'inserimento è, è, è fondamentale perché l'albero inizialmente è vuoto e vengono fatti tanti inserimenti pensate al dizionario di notepad noi leggiamo il dizionario da, da, da disco e per ogni parola che troviamo in quel file e sono 270.000 mi pare parole, facciamo un inserimento in un set, cioè in un albero binario. Ora immaginate se questo inserimento fosse come nei vector. Nei vector, nei vettori, negli array, mantenendoli ordinati, altrimenti se non sono ordinati, eh, non posso poi fare la ricerca in tempo efficiente. Come si fa l'inserimento in quel caso? Bisogna trovare il punto di inserimento e far traslare tutti gli elementi che seguono verso destra. Eh, verso destra la vostra destra e eh, ragazzi questo è un tempo enorme cioè immaginate che per 270.000 parole io devo trovare il punto di inserimento beh si trova con una ricerca binaria e poi bisogna far traslare tutti quanti è mazza cioè, anche supponendo di riallocare il vettore in maniera efficiente supponendo ma anche quello è un problema bisogna comunque far traslare tutti verso destra è eh beh un bel problema è un problema che se infatti proviamo a implementarlo Facendo il nostro set usando gli array ordinati, anche i vector, eh, penso che quando parte il notepad eh, non bastino i minuti per leggere il dizionario. Bel problema, cioè, parte il notepad, si legge il dizionario e ci mette minuti solo per partire. Non va bene. Voi dite, beh, usiamo le liste, le liste non hanno il problema di dover traslare. È vero, ma le liste hanno un altro problema, che se io devo andare a cercare il punto di inserimento, cioè fare una ricerca binaria. E come faccio ad andare nel mezzo della lista? Non esiste un andare nel mezzo, devo scansionare tutti gli elementi della lista, fino alla metà, e poi di nuovo nella metà, e nella metà e così via. Quindi nel caso della lista non è l'inserimento vero e proprio che causa un ritardo computazionale, ma è trovare il punto di inserimento. Quindi ragazzi, come ce la giriamo, ce la giriamo? Quel notepad che parte leggendo il dizionario, ho usato gli array, ho usato le liste, ci vorranno dei minuti per leggere il dizionario, per inserire il dizionario dentro la struttura dati. Invece come fa l'albero binario? L'albero binario se ne frega, perché l'albero binario per inserire un elemento fa finta di cercarlo. Perché fa finta di cercarlo? Perché inserire significa trovare il punto dove dovrebbe essere quell'elemento. Beh, dove dovrebbe essere. Quindi io lo cerco come se ci fosse. Lo trovo? Beh, se lo trovo significa che è un duplicato. E eh, vabbè, qual è il problema? I duplicati dove si mettono? Ce lo dice la relazione di ordinamento che uno deve mettersi d'accordo. Quelli uguali dove li devo mettere? A sinistra o a destra? Beh, se è il minore uguale, quindi l'uguale sta a sinistra, se io sto inserendo un duplicato, lo metterò a sinistra dell'elemento che, che è lo stesso che ho trovato. Se invece non esiste eh, l'elemento che sto cercando, che voglio inserire... Ho trovato però il punto di inserimento, beh allora lo inserisco. Vediamo adesso meglio. Quindi eh, devo inserire 8, faccio finta di cercarlo come se ci fosse. Devo andare a sinistra, 6, devo andare a destra, 9, devo andare a sinistra, 7. Ora 7 è una foglia, non ha figli, quindi devo andare a destra, ma a destra c'è un albero vuoto. Beh, se io arrivo in un albero vuoto, inserimento significa che ho cercato un elemento che non c'è. Non solo, ma significa che ho trovato un albero vuoto dove metterlo. L'albero vuoto per definizione, quindi ci posso mettere un nodo. Ce lo metto ed ho finito l'inserimento. Tutto qui. Se l'elemento da inserire non esiste, arriverò sempre ad un albero vuoto. Ed è, ed è proprio l'albero vuoto giusto dove fare l'inserimento. E quindi l'inserimento che complessità? La stessa della ricerca. Anzi, possiamo dire che l'inserimento di un elemento in un albero binario è la ricerca di quello stesso elemento. Se non lo trova, arriverà ad un albero vuoto e farà l'inserimento. Se lo trova, arriverà ad un nodo uguale a lui, allo stesso elemento. A quel punto la relazione di ordinamento ci dirà di metterlo o a sinistra o a destra. Voi dite, vabbè, ma se a sinistra c'è già un altro elemento uguale a lui, significa che ci sono già due duplicati? Vabbè, vai avanti finché non trovi uno spazio vuoto. Perché adesso devi andare a sinistra. A sinistra c'è lo stesso elemento duplicato. Vai di nuovo a sinistra. C'è un altro elemento duplicato che ne so, qua come se qua avessimo avuto tanti 8. E vabbè, ragazzi, in quel caso uno andava fino a trovare un albero punto vuoto dove fare l'inserimento. Vediamolo nel codice questa cosa qui per capirla meglio. Una possibile implementazione, se si sblocca il mio PowerPoint. Quindi, una possibile implementazione è presente in queste slide. Quindi volendo potete, avete tutti gli strumenti per implementare, per implementare addirittura... Ok, si è sbloccato. Avete tutti gli strumenti per implementare gli alberi binari e quindi di conseguenza anche gli alberi non binari, ternari, quaternari, quadri per esempio, eh, anche se quelli hanno relazioni di ordinamento diverse, però comunque questo vi è di aiuto. Allora, in albero abbiamo detto inserisci. Allora, ci sono due tipi di inserimento. L'inserimento, no, ci sono diversi casi, inserisco un elemento in un albero che è vuoto, inserisco un elemento in un albero che non è vuoto, mentre l'inserimento di un elemento duplicato abbiamo già detto che eh, basta eh, decidere dove metterlo. Allora, vediamo l'inserimento di un elemento in un albero che è vuoto. Allora, eh, questa è la funzione di inserimento pubblica, ma come ho già detto, se usiamo la ricorsione ci servirà una funzione di appoggio ricorsiva che prende in ingresso non solo l'elemento da inserire, ma anche l'albero in cui fare l'inserimento. In questo caso l'albero è quello che parte dalla radice stessa. E questo che vi presento è l'algoritmo di inserimento. Dovreste notare una certa somiglianza con la ricerca. Vi ricordate l'algoritmo di ricerca com'era? Se il nodo... In cui mi trovo, cioè se l'albero in cui mi trovo è non vuoto, confronto l'elemento. In quel caso della ricerca, lo si confrontava con l'elemento corrente e se l'aveva trovato restituiva true. Ma in questo caso, noi non stiamo cercando davvero l'elemento, stiamo solo trovando il punto di inserimento. Quindi dobbiamo cercare di capire se dobbiamo andare a destra o a sinistra fino a quando troviamo un albero vuoto ed è quel momento in cui facciamo l'inserimento. Quindi questa è una ricerca modificata. La ricerca è questa, se l'elemento è più grande di quello dove mi trovo, vai a destra, altrimenti vai a sinistra. Ma se sono arrivato in un albero vuoto, e tra l'altro è proprio questo il caso, perché addirittura io parto da un albero che è già vuoto, quindi eh, if nodo fallisce vado direttamente qui. Se l'albero è vuoto, nella ricerca dicevo non l'ho trovato, nell'inserimento dico wow, è proprio questo il momento che stavo cercandolo, ho trovato dove inserire il nodo. Quindi il mio albero vuoto non è più vuoto, ma adesso è il mio nodo. Allocco un nuovo nodo che appunto sarà un albero non vuoto. Un nuovo nodo in cui l'elemento è quello che dovevo inserire, e in cui i sottoalberi sinistri e destri, beh, per adesso sono nulli perché ho creato un albero, sì, ma non ho creato i suoi sottoalberi, li ho inizializzati a zero a nulla perché un nodo ho io adesso. Ok? Facciamo un altro esempio. Eh, facciamo l'inserimento di 18 quindi un elemento che probabilmente bisognerà inserire più in fondo quindi cerco 18 a destra di 10 non lo trovo a sinistra di 20 non lo trovo a destra di 15 non solo non lo trovo ma trovo invece un albero vuoto a questo punto di nuovo creo un nuovo nodo ci metto l'elemento da cercare inizializzo i figli a 0 e questo è l'inserimento ora vi ricordate, una volta vi dissi, forse la lezione scorsa, che è importantissimo il passaggio del nodo puntatore per riferimento e vi dissi che questa cosa sarebbe stata utile per altri algoritmi, non per quello che vedemmo l'altra volta, che era, non lo so, l'altezza la, dell'albero, non era fondamentale in quel caso. Si poteva anche non passare per riferimento. In questo caso invece è fondamentale. Chi mi sa dire perché è fondamentale? Ovvero... Io faccio adesso questa modifica e vorrei che qualcuno di voi mi dicesse, con questa piccola modifica, ovviamente immaginando che sia anche dappertutto, eh, però per, per semplicità non lo faccio, se io non passo per riferimento il nodo, questo inserimento, cioè questo disegno, come andrebbe modificato davvero? So, è una domanda molto difficile, quindi buttatevi, date una risposta. Non avete, non avete paura di sbagliare, perché è una domanda, è una domanda di puntatoria, la verità, quindi. È vero, sono molto cattivo. Una domanda eh, praticamente di C. Però non ve la faccio all'esame, una cosa del genere. Però provate adesso a, a, a cimentarvi in questa domanda. Che succede se io elimino il passaggio per riferimento, anzi, vorrei, E questa è la slide più importante. Che succede in questa riga se io elimino il passaggio per riferimento. come se poi non sapesse dove aggiungere il ah, perché perché non sa dove aggiungere perché gli abbiamo passato il puntatore a nodo cosa significa il puntatore a nodo Gli abbiamo passato quello che era eh, questo puntatore gli abbiamo passato per valore non per riferimento avendogli ho passato per valore lui qui ha un puntatore che contiene al suo interno lo stesso valore che gli abbiamo dato cioè 0 ma attenzione, questo puntatore qui, senza la end, senza il passaggio di riferimento, è una variabile locale. Significa che è vero che nodo fa new nodo, ma non lo fa su questo nodo qui. Questa freccia non c'è più e questo, eh, vabbè, eh, rimane quello che era prima. Anzi, ve lo faccio meglio questa cosa qui. Ecco qua. Dove sta la freccia? ce la metto qui oh, questo disegno poi non lo salverò però intanto sta nella registrazione di questa lezione quindi mi interessa che voi capiate quello che sto dicendo quindi se io non faccio il passaggio per riferimento il puntatore nodo cioè l'albero su cui io sto agendo è una copia dell'albero per valore è una copia dell'albero che mi è stato passato siccome è un albero vuoto è una copia di un albero vuoto un albero vuoto è un puntatore nullo quindi fare nodo uguale new nodo significa che questo albero questo albero scusate, questo albero vuoto io l'ho copiato e adesso gli dico che punta ad un nodo dove ci metto l'elemento eccetera e quindi alla fine di questo processo l'inserimento l'avrò fatto oppure no non l'avrò niente fatto perché vedete l'albero originale rimane inalterato in più ho un ulteriore problema ho creato un nodo appeso quindi ho creato una ho allocato memoria che nessuno utilizza. Immaginiamo di stare facendo 270.000 inserimenti eh, relativamente al dizionario eh, di Notepad. Sono 270.000 nodi appesi in memoria che sfruttano, che non usano, cioè usano la memoria ma non servono a niente. Ognuno di questi, che ne so, quanto quanta memoria contiene un nodo? Beh, che ne so, eh, beh, la stringa, caspita, la stringa, anche se la stringa, vabbè, la stringa è allocata dinamicamente. Diciamo che è un puntatore anche quello a carattere quindi sono 8 byte. Ogni puntatore pure sono 8 byte, quindi 3 per 8, eh, 24. Sono 24 byte per... Vediamo quanta memoria stiamo sprecando. 24 byte per 270.000 parole. 270.000 parole sono 6 milioni di eh, byte, quindi sono 6 megabyte. Voi dite, eh, vabbè, 6 megabyte, c'è cioè, tanti gigabyte. Eh, ho capito, ma se anziché, fossere, se anziché essere 270.000 parole se fossero stati utenti Facebook, quindi se fossero stati 2 miliardi, eh, 2 miliardi, non 200, 2, 2 miliardi, quindi con altri tre zeri, questo sarebbe stato, sarebbero stati 48 gigabyte di memoria buttata. Quindi, attenzione, eh, il motivo per cui c'è questa end è che appunto noi vogliamo, devo andare avanti per... Eh, Ecco qua, ci rimetto la end. Noi vogliamo agire proprio sul puntatore e quindi sull'albero vuoto in cui siamo arrivati. Se invece eh, lasciamo la copia, stiamo copiando l'albero vuoto da un'altra parte in una variabile locale, lì stiamo facendo l'inserimento e quindi, eh, come vi ho fatto vedere prima, questa cosa non funziona. Avete domande su questo, ragazzi? È importante capire questa cosa qui. Ok? Quindi eh, il motivo per cui eh, in un'esplorazione ricorsiva di un albero, quando è che si devono usare i riferimenti ai nodi? Quando bisogna fare delle modifiche? Se state solamente esplorando l'albero in lettura, non si poteva anche evitare, ok? Eh, alla fine la copia di un puntatore sono 8 byte di copia. Il riferimento, il riferimento comunque è copiare un riferimento. A livello di complessità computazionale, di, di efficienza, stiamo lì. Però se dobbiamo fare anche la modifica dell'albero, beh, non si può scappare, bisogna passare per riferimento questi puntatori. Ok? Bene. Ehm, quindi questa era una possibile implementazione dell'inserimento, a questo punto rimane eh, solamente l'eliminazione di un elemento, però l'eliminazione di un elemento è forse l'operazione più difficile da uh, poter fare sugli alberi, quindi abbiamo bisogno di un po' uh, di, un, di una funzione di utilità che si chiama ricerca del processore. Quindi dobbiamo prima discutere questa funzione di utilità. Eh, uno magari pensa, ma a che serve? Poi vediamo a che serve, ok? Allora, intanto, che cos'è il predecessore? Il predecessore, lo dice la parola, risonate sempre sulle parole. Il predecessore, senza leggere la slide, dovrebbe essere, il predecessore di un elemento, dovrebbe essere colui che lo precede. Lo dice la parola, predecessore. Ma colui che lo precede in quale contesto? Ragazzi, in un albero binario esiste solamente un possibile ordinamento, quello dell'albero. Quindi se l'ordinamento di tipo alfa numerico lo precede, sarà quello che avrà la chiave che messi in ordine lo precede. Se l'ordinamento sarà basato sugli interi, per esempio interi, sarà il numero più grande di quelli più piccoli, cioè quello che lo precede nell'ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il precessore di 5 è 4, cioè è il più grande tra quelli che sono più piccoli. Quindi questa fondamentale osservazione ci consente anche di eh, capire meglio come si calcola il precessore di un elemento. Quindi il precessore di un nodo è U, è un altro nodo V nell'albero eh, che è quello che lo precederebbe, cioè quindi è quello che ha la più grande chiave tra i nodi che Hanno una chiave più piccola, cioè è il più grande dei più piccoli del nodo in cui mi trovo. Più grande e più piccolo intendo come chiavi, non come elementi, ma ci siamo capiti, sempre di chiavi stiamo parlando quando facciamo dei confronti. Bene, eh, due casi. Eh, caso in cui eh, l'elemento eh, U è, ha un figlio sinistro. Caso in cui l'elemento U ha un figlio sinistro, infatti c'è una if u uh, o figlio sinistro altrimenti. Allora, ragioniamo insieme ragazzi. Se il nodo di cui devo calcolare il predecessore ha un figlio sinistro, dire che io voglio andare a beccare il più grande dei più piccoli è banale. Perché è banale? Perché dove sono i più piccoli di u, per definizione stanno a sinistra. Ma qual è il più grande dei più piccoli? Per definizione è quello che sta sul ramo destro, cioè il massimo. Quindi guardate il codice, il predecessore di un nodo U che ha un figlio sinistro sarà il più grande il massimo tra quelli che si trovano nel sottoalbero sinistro. Per costruzione dell'albero, solo questo può essere il predecessore di un elemento. Ci siamo? Quindi facciamo un esempio: dove sta? Il predecessore di 8 è il più grande tra quelli che stanno a sinistra, cioè tra i suoi più piccoli, ma il più grande di questo sottoalbero è il massimo di questo sottoalbero cioè è quello che ottengo andando sempre a destra e in effetti il predecessore di 8 è proprio 7 e il predecessore di 3 beh è il più grande dei più piccoli quindi il più grande di quelli che stanno a sinistra ma a sinistra ce n'è solo uno quindi il massimo di questo albero è lui stesso quindi è 1 il predecessore di 10 non lo sappiamo ancora perché non ha un filo sinistro il predecessore di 14 ovviamente è 13 non c'è nient'altro questo è un albero troppo semplice, fatemi trovare un albero più complesso così vi faccio la domanda. Eh, un albero più complesso, dammi un albero più... Eh, insomma, ok, va bene. Chiedo a voi online il predecessore di... il predecessore di 50. Chi è il predecessore di 50? 23. Perché? Perché è il più grande che si trova sul, sul sottoalbero sinistro. E il precessore di 72? È 67. Perfetto, perché è il massimo del sottoalbero sinistro di 72. E quindi, vabbè, il precessore di 17? 14. Perché è il più grande, e cioè il massimo del sottoalbero sinistro di 17. Bene, grazie. Ok, questo era il caso facile, <ride> però adesso il caso difficile è se il predecessore di U lo devo calcolare, ma U non ha un figlio sinistro. Non posso fare più questo discorso che era molto intuitivo, anche devo dire. Cioè, non è difficile da capire. Allora ragioniamo un po'. Lasciamo stare il codice per adesso. Cerchiamo di ragionarci come se nessuno ce l'avesse data la soluzione. Eh, il più grande dei più piccoli. Mannaggia, io sto in U a sinistra. Non ci posso andare. Conviene andare a destra? Ma i più piccoli di U, a destra ci sono i più grandi, quindi a destra non ci devo andare. A sinistra non ci posso andare. Ragazzi, se a sinistra non posso andare e a destra non ha senso andare, l'unica cosa che posso fare è andare su. Voi dite, come faccio ad andare su? E va bene, nella struct, quando hai fatto nodo start-dest-sin, quando hai creato i puntatori a sinistra e a destra, per utilità mettici anche un puntatore al padre, perché ci sarà utile in questo caso per poter andare da un nodo al suo padre. Bene, abbiamo detto che non possiamo andare a sinistra e non possiamo, cioè non ha senso andare a destra perché ci interessano i più, i più piccoli di questi più piccoli ci interessa il più grande. Beh allora possiamo solo andare su adesso siamo andati su, essendo andati su, eh, eh, mh, noi siamo eh, possono esserci due situazioni: o noi siamo il figlio sinistro del nodo in cui ci troviamo. Uh, oppure noi siamo il figlio destro l'albero binario è questo ok siamo sicuramente un figlio perché esistiamo noi u esistiamo quindi o siamo il figlio sinistro del nostro padre o siamo il figlio destro del nostro padre supponiamo di essere il figlio sinistro se siamo il figlio sinistro beh significa che noi siamo i più piccoli rispetto al nostro padre ok per definizione di albero supponiamo che questa cosa vada avanti quindi siamo il figlio sinistro siamo ancora i più piccoli quindi il nostro padre ci è sempre più grande e eh, quindi sembra che stiamo andando fuori strada, ok? Uno dice: stiamo cercando i più piccoli, ma tu andando di padre in padre stai andando in nodi più grandi. È vero, aspetta però. A un certo punto dovrà pur capitare, ragazzi, che nell'andare nel padre diventiamo i figli destri. Prima o poi capiterà questa cosa. Quando capiterà che siamo il figlio destro e non il sinistro, succederà una cosa particolare. Essendo il figlio destro rispetto al nostro padre, noi siamo più grandi, quindi il nostro padre sarà il più piccolo, ma sarà il più piccolo non solo di noi che siamo i più grandi, ma di tutti quelli che abbiamo attraversato, quindi è il più piccolo di tutti quelli che abbiamo attraversato, non solo è il più piccolo, ma da qui in poi non ce n'è nessun altro più grande tra questi, cioè questo è il più grande dei più piccoli. Perché il più grande dei più piccoli? Perché beh, a sinistra non ha senso andare perché sarebbe più piccolo no questo è più piccolo del nodo in cui ci troviamo e alla sua sinistra c'ha ancora dei più piccoli noi ci interessa il più grande dei più piccoli ok quindi lui rispetto a tutti i suoi più piccoli è per definizione siccome sta nella radice il più grande quindi lui è il più grande dei più piccoli del nodo originale che ci siamo portati appresso con questo procedimento allora il procedimento è il seguente se il nodo non ha figlio sinistro devi andare di padre in padre e fermarti quando quando trovi che il tuo padre rispetto a tuo padre tu sei il figlio destro. Quindi finché sei il figlio sinistro vai avanti. Quando sei il figlio destro fermati. Ecco quello è il predecessore. Questa uh, facciamo adesso un esempio. Quindi un nodo che non ha figlio sinistro e 67, 67 non ha figlio sinistro. Facciamo un esempio io e poi ve lo chiedo uno a voi. Beh, 67 non ha figlio sinistro, dobbiamo andare nel suo padre. Ops! Suo padre è rispetto a lui, lui è un figlio destro di suo padre, quindi ci dobbiamo fermare subito. Il predecessore di 67 è proprio 54. E in effetti, 54 è il più grande dei più piccoli, perché a sinistra avrebbe dei più piccoli, ma non ce li ha, va bene. Lui, essendo in quella posizione, è il più grande, e siccome noi siamo il figlio destro, siamo per definizione più grandi, quindi lui è più piccolo. Ma non solo è più piccolo, è il più grande di tutti i suoi più piccoli, che in questo caso non ci sono, ma comunque lui sarebbe il più grande. E in effetti questo è il nodo di tutto questo albero più grande rispetto ai minori di 67. Altro esempio, ehm, 14, il predecessore di. Quattro, no, è troppo facile. Il predecessore, il predecessore di 23. Chi mi fa il predecessore di 23? No, è troppo facile, è ancora 23. Mi serve un nodo che non è figlio destro del padre. Il predecessore, vediamo un altro, no? un altro albero. Il predecessore, di... il predecessore di 4. Chi mi fa il predecessore di 4? Eh, 3. Perché? Perché si sale verso destra, verso 6, poi 6 non può salire verso destra e quindi va verso sinistra, che è 3. Ok, andando verso sinistra si ferma su tre. Devo salire di padre in padre. Sono il figlio sinistro? Sì, allora devo salire ancora una volta. Sono il figlio sinistro? No, sono il figlio destro. Ho trovato quindi il predecessore, perché questo predecessore alla sua destra aveva tutti i più grandi, quindi lui è il più piccolo, ma alla sua sinistra c'ha tutti i più piccoli, quindi lui è il più grande dei più piccoli. Benissimo. Ok, questa cosa che complessità ha, come sempre, attraversiamo l'albero in altezza, quindi la complessità è sempre O di Bene, arriviamo ah, sì, quindi, sì, quindi. Ho una domanda sì. uh, riguardo all'albero che abbiamo visionato adesso. Sì. Uh, in questo caso uno predecessore. Bravo, bravo. bravo, allora, questo algoritmo funziona sempre, tranne in un caso. Qual è il caso in cui non funziona? Per esempio, uno non funziona perché lui è figlio sinistro, quindi vado su. Lui è figlio sinistro, quindi vado su. Sono arrivato alla radice e non ho trovato il predecessore. Perché non c'ha più, lui non è figlio sinistro destro, la radice non ha. Padri, non ho trovato il predecessore. Che significa non aver trovato il predecessore? Qual è l'unico elemento di un albero, o meglio, qual è l'unico elemento di un insieme ordinato che non ha predecessore? È il minimo. Quindi, se io non trovo il predecessore di un elemento, automaticamente posso desumere che quello è il minimo. E in effetti è così. Quindi, il minimo di un albero, cioè l'elemento in, in basso a sinistra, non ha predecessore. Per definizione non ce l'ha. Ok? Mi sono spiegato? Sì, ok, grazie. Ok, però ottima osservazione. A questo punto, l'eliminazione di un elemento, perché è facile? Perché adesso abbiamo tutto quello che ci serve. Allora, dobbiamo eliminare un elemento. Ci sono tre casi. L'elemento da eliminare è una foglia. Ragazzi, se l'elemento da eliminare è una foglia, eh, se io devo eliminare quattro, che ci vuole? L'elimino, punto. Se l'elemento da eliminare è una foglia, lo elimino in maniera secca. Non ci sono problemi nell'albero binario. Se l'elemento da eliminare ha un solo figlio, beh, non c'è nemmeno un problema perché per esempio, se l'elemento da eliminare, per esempio 14 ha un solo figlio, beh, qual è il problema, collega? Il padre con l'elemento da eliminare con eliminare 14 ha un solo figlio, al posto di 14 ci mettiamo il suo solo figlio. Quindi questo mantiene la proprietà dell'albero binario, certo, perché io eh, il mio figlio era più piccolo o più grande di me ma io sono sicuramente eh, più grande di, eh, della, della mia radice, quindi la relazione è comunque rispettata. Questo è vero che era più piccolo di 14, ma 14 era sicuramente più grande di 10, ma soprattutto ricordatevi la relazione che vale per tutti i nodi di un sottoalbero, è vero che lui è più piccolo di 14, ma siccome lui sta a destra di 10, lui comunque deve essere eh, non più piccolo di 10, ma più grande. Quindi posso fare questi ritagli grazie alla definizione di albero. Binario che vale non solo per i nodi destro e sinistro, ma per tutti i nodi che stanno nel sottoalo destro e nel sottoalo sinistro. Quindi un nodo ha una sola foglia, un nodo ha un solo figlio collega il padre con il figlio. A questo punto. Il caso più difficile è eh, se il nodo ha due figli, eh, che faccio se c'è due figli? Ragazzi? Eh, nel caso il nodo ha due figli. Quindi, per esempio, ecco qua: questo nodo sei da eliminare a due figli. Con chi lo devo sostituire? Con chi? Come faccio a fare questo collegamento? Eh, grazie al predecessore, sappiamo che il predecessore di 6 è 3. Quindi significa che noi possiamo eh, usare il predecessore al posto di 6. Perché lo possiamo usare? Perché il predecessore è il più grande dei più piccoli. Significa che il predecessore è tale che ancora è ancora più grande di eh, quelli che stanno a sinistra di 6 ma è anche più piccolo di quelli che stanno a destra di 7. Per definizione il predecessore è quello che lo precede nell'ordinamento, quindi messo al posto dell'elemento attuale il predecessore non rompe l'ordinamento, è come se voi avete una lista ordinata, dovete eh, eliminare un elemento, a posto di quell'elemento ci mettete il suo predecessore, l'ordinamento viene ancora rispettato. Questa cosa però ci conviene continuarla domani perché abbiamo finito il tempo, quindi domani riprendiamo da qua, e terminiamo gli alberi binari di ricerca e parliamo. Finalmente gli alberi di gioco, quindi scusate lo sforamento di un paio di minuti.